Firenze e Perugia 3-0 nell'anticipo. Ilaria De Michelis, dicevamo prima, poteva anche essere uno 0-3, nel senso che ve la siete giocata fino alla fine, però nei momenti critici avete mollato qualcosa. Sì, cioè siamo giocati punto a punto, abbiamo peccato qualcosa, come hai detto tu, nei momenti critici, forse un po' più di lucidità in alcune situazioni potevamo averla, peccato. Che cosa traete da questa sconfitta? Perché adesso comincia ad allungarsi la striscia negativa, siete fermi a 0 punti, prevale comunque l'ottimismo su quello di buono che siete riusciti a fare? Sì, partita dopo partita vediamo sicuramente dei miglioramenti, quindi torniamo in palestra cariche per poter migliorare le cose che magari vanno un po' meno bene. Abbiamo bisogno di continuità, siamo una squadra completamente nuova e ci stiamo lavorando tanto, quindi penso che il tempo, so che non ne abbiamo più tanto a questo punto, che abbiamo bisogno di punti, ma ci darà comunque qualche possibilità in più. Ti sei affidata molto a Montibeller, che cosa ti stanno dando queste due campionesse brasiliane? Beh, è un onore per me poter giocare con loro, sicuramente sono due giocatrici che anche di questo campionato non ci sono mai state, quindi hanno bisogno del loro tempo per trovare anche sia l'affinità con me, che giustamente non ci conoscevamo, sia con l'altro palleggiatore e con questo campionato, quindi sono degli ottimi giocatori e per me è solo un onore averli in campo. Ti lascio a Giulia. Ciao. Ciao, allora forse abbiamo visto una ricezione magari soprattutto nella fase del terzo set un po' ballerina, vi ha dato molto difficoltà e molto fastidio Alice De Gradi al servizio. Pensi che la ricezione sia stato uno di quei fondamentali che non è andato benissimo e quindi ti senti di dare a questo un po' la colpa di questa sconfitta? No, sinceramente non mi sento di dare la colpa alla ricezione, come non me la sento di darla al muro, come non me la sento di darla a un altro fondamentale. In alcuni tratti magari ha peccato il muro, in alcuni tratti la difesa poteva fare qualcosa di più, la ricezione magari, però sono proprio veramente, stiamo parlando di questione di punti, eravamo punto a punto e bastava una cosa in più, una cosa in meno per cambiare il risultato. Sì, assolutamente, l'abbiamo visti sempre molto combattuti questi set, soprattutto nella parte finale. Sì, esatto, è un peccato, ma comunque ne usciamo a testa alta. Va bene, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo per il proseguimento, naturalmente. Tra poco sentiremo anche la voce delle vincitrici di questa Firenze, che è sempre messa meglio in classifica. Sì, gran sempre partenza. Messa meglio, assolutamente. E adesso ci sta raggiungendo qua Alice. È una che, possiamo dirlo, un bel marchio sulla partita lo ha lasciato, perché quando è entrata ha dato ordine, intanto a un certo punto sei entrata da opposta, poi sei entrata nel tuo ruolo, poi in battuta hai fatto il tuo, insomma grande serata per te. Grazie, no vabbè, è stata una partita un po' complicata, nel senso che non abbiamo giocato in modo molto fluido e quindi c'era anche un ritmo un po' altalenante di gioco e bisognava rimanere concentrati e mantenere l'attenzione, perché quando si abbassa un po' così il ritmo la cosa importante è non fare errori. E l'avete mantenuta soprattutto nei momenti caldi, parziali tutti molto vicini. Sì, 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 infatti è stata una partita molto combattuta perché ci sono stati tanti errori, secondo me, da entrambe le parti. Nel momento in cui tutte e due le squadre fanno tanti errori, alla fine si arriva sempre a quei punteggi. E poi la differenza le fanno le piccole cose negli ultimi punti. Dove può andare questa Firenze che è partita così bene in campionato? Ma non lo sappiamo, siamo una squadra tanto giovane, siamo tanti giocatori che possono dirla loro e quindi vediamo andando come andrà. Si vive la giornata. Sì. Dai, come ha sottolineato anche prima Marco, Caprara ti ha messo in tanti punteggi anche difficili e fuori ruolo. La senti questa fiducia che ti sta dando o ti alleni e non ci pensi? Sì. Sì, la sento. Sì, la senti. Sta un po' sulle sue. Sta sulle sue. Meglio non sbilanciarsi, esatto. Che poi... Va bene. Non so mai che la metta anche a palleggiare. Esatto. Ma quello non lo farà mai. Va bene, va bene. Grazie Alice. Allora, liberiamo Alice. Ciao. Grazie. Ciao. Davvero complimenti per lei. Ha giocato una partita pesante, perché no, pur non avendo giocato sempre, perché poi è entrata a gara in corso, ha saputo tirar fuori il meglio nei momenti più importanti. Sì. Anche lì si fa, no, la gran partita, il gran giocatore. Assolutamente, Alice è sempre una che ha molta voglia di giocare e si fa sempre trovare pronta, ma ce lo viene a dire anche magari Sara, com'è questa De Gradi e com'è questo bisogno. Diciamo a Sara quanto bene hai parlato di lei prima della partita e durante. Bene, era una partita per noi complessa perché sono le partite che dobbiamo vincere e quindi noi siamo una squadra giovane che abbiamo bisogno di allenarci tanto e in questo periodo magari si fa meno allenamento e alcune certezze magari un po' vacillano. Oggi per esempio la battuta è stata
un po' critica, però sono cose che capitano, sicuramente dalla prossima saremo più pronte sotto quell'aspetto, quindi ogni giorno è una crescita, quindi va bene così. Nei momenti topici avete limato molti di quegli errori che vi erano costati la partita contro Novara? Sì, abbiamo limato alcuni errori, altri un po' meno. Siamo, una squadra molto giovane, quindi ci sta di fare errori, ci sta magari, come ho detto prima, ogni partita di crescere, magari non fare gli errori della partita prima. Come vedi queste ragazzine che arrivano dalla nazionale azzurra pronte a lanciarsi così giovani? Sono, come hai detto te, molto promettenti, bisogna lavorare tanto proprio individualmente che come squadra, perché magari, come ho detto, non abbiamo le certezze e le consapevolezze che magari potrebbe avere una squadra più grande, però io sono contenta e lavoriamo tanto per quello. E che tu sei in forma azzurra, lo possiamo dire? Non so, sicuro adesso sì. L'abbiamo detto, no? Sottolineato come sempre più sei cresciuta e quindi ci fa solo che piacere. Grazie. Questa convocazione. Grazie. Estiva. Grazie, grazie mille. Grazie a te Sara. Ciao, grazie, ciao Giulia. Ciao. Vediamo se arriviamo ancora, abbiamo credo qualche minutino, abbiamo tanti minutini, forse chiuderemo un pochino prima, però non prima di aver parlato con quella che non so, potrebbe essere la MVP, mi confermano dalla Lega Pallavolo, è la MVP. Nika Dalderup, sei stata quasi inarrestabile, complimenti, grande partita la tua. Grazie, grazie. Percentuali straordinarie. We can do it in English? Or? Okay, if you prefer. So great match, you played really great, thank you. Unstoppable. Yes, I think there are still a lot of things that we need to improve. I don't think this was a really great game of us, but I'm happy that we won this way and 3-0. Beh, insomma, ha detto che ci sono ancora tante cose da migliorare, non è stata la miglior partita per loro, però hanno vinto. Well, so after a match like this, the problems of the team. Dopo una partita del genere vai a scovare i problemi della squadra. Then I want to talk about the problems. Oh, no, I don't want to. I'm surprised you do. Ah, yes, because I think our block defense was not so good and we served a lot of mistakes and we can improve in a lot of things, but yeah, I'm happy with this 3-0. Bisogna migliorare nella correlazione muro-difesa, but what about your match personally? I think this was the first game that I started and I'm happy. I think my attack was going really well, so I also my reception. I'm happy that I played like this in the first game, yes. Yeah. So simple. Yeah. Ha detto ovviamente molto contenta della sua prova in attacco e in ricezione, e tutto quello che tutto sommato ha da dire. So I'm asking you at the end, where this Firenze can reach? What can reach? I don't know. I hope we improve every game and every week, and then we see where we end. Molto tranquilla, con molta umiltà, vedremo partita per partita che cosa succederà e dove potremo arrivare. Thank you Nika, congratulations. Thank again you. Thank you. See you soon. Sì, molto umile. Esatto, contenuta, si gioisce il giusto e poi si lavora. Va bene. Pensa sotto. Forse questo è l'ingrediente di questa Firenze. Marco, infatti, riusciamo a prendere qualcun altro? Stavo giusto guardandomi intorno, magari vediamo se riusciamo a prendere... C'è Giulia Pascucci, proviamo a fermare Giulia di passaggio. Vediamo, è impegnatissima già col telefonino per ricevere i messaggi. Giulia è entrata poco, è entrata nel finale. Quindi sentiremo un po' che cosa da dire più che altro sul momento dell'allenamento, del lavoro settimanale che Perugia sta svolgendo. Prego Giulia. Ciao, benvenuta. Ciao, allora, dicevamo, sei entrata nel finale, stai rientrando un po' nei meccanismi di Perugia. Intanto ti chiedo com'è andata l'esperienza. No, sicuramente è stata un'esperienza, poi ho capito che assolutamente non faceva per me. Non faceva per te, ma da un punto di vista tecnico o diciamo cos'altro? Un po' tutto. Diciamo non un ti po' sei tutto. Trovata bene? No, e poi ho trovato Perugia che non sapevo onestamente se ricominciare da subito a giocare o aspettare magari gennaio, però Perugia che è casa mia, perché sono lì, questo è il terzo anno e mi ha spalancato le porte veramente, quindi sono stata molto felice di tornare. Ti Dai. Lascio subito a Giulia, così poi andiamo a chiudere. Allora, abbiamo visto, come mi hai detto prima, un po' di problemi magari fisici. Pensi che questa Perugia possa avere più spazio, darti più spazio come lo è stata poi quando avete fatto promozione e tutto il resto? Ma guarda Giulia, io quello che c'è da fare per aiutare lo faccio. Sono tornata magari per ora, sono arrivata da 3 settimane.
quindi un pochino la mia parte è più che in spogliatoio, eccetera, però quello che c'è da fare, io per quello che posso fare voglio aiutare la squadra in tutto e per tutto. Servirà un po' di tempo, un po' d'amalgama, perché dell'anno scorso siamo rimaste in poche e una squadra nuova, tu lo sai meglio di me, ha bisogno di tempo. Quindi noi ci prendiamo un po' di tempo, abbiamo incontrato comunque squadre che giocano insieme da tanto, squadre esperte. Ora giovedì giochiamo con Filottrano, magari lì sarà una bella sfida. Insomma. Assolutamente. Cosa pensi che dovete migliorare di più, oltre che l'amalgama del gruppo in generale? Ma sicuramente, come avete visto, ci perdiamo su cose semplici, magari facciamo delle cose straordinarie, difficili anche, poi ci perdiamo su palle molto semplici, quindi sicuramente magari la concentrazione sugli ultimi punti, perché poi a 20 ci arriviamo e poi è lì che facciamo fatica, gli ultimi punti che sono tra l'altro quelli, perché sennò non vinci. Quindi lavoreremo su quelli già da lunedì e niente, lavorare. La parola d'ordine. Grazie d'ordine, Giulia. Esatto. Grazie a voi. Ciao Giulia. Andiamo a chiudere allora ricordandovi che il Bisonti Firenze ha battuto la Bartoccini Perugia per 3-0, 28-26, 25-23, 25-22, a testimonianza appunto di una partita tirata ma poi decisa su pochi palloni da una Firenze più concreta. Giulia, grazie per